Buonasera amici del Bar Capri, buon venerdì a tutti. Ah, un po' di calore, mi piacciono gli applausi. Buonasera, io qui ho il piacere di presentarvi un amico che un po' di anni fa ho conosciuto in una bellissima esperienza, durante un'esperienza molto simpatica. Si chiamava Arte in Giro, nasceva da un gruppo di giovani napoletani. A un certo punto deciso appunto di mettere in mostra le proprie capacità, la propria arte, e insomma si andava proprio fisicamente in giro per le strade napoletane a far vedere insomma le proprie opere. Fu un'esperienza divertentissima, io ho un ricordo molto bello di quel periodo, e tra questi artisti ebbe la fortuna di conoscere Ciro D'Alessio, che è qui stasera al Capri con la sua bellissima personale pittorica. Ciro, una chiacchierata ci facciamo, informale. Io lo dico sempre, non sono una giornalista, si sente, non sono una critica, si sente pure, però vogliamo giusto toglierci qualche curiosità. Come hai incontrato la pittura? Come è successo l'episodio, diciamo, esteriore, poi il fatto, cioè le motivazioni profonde non le so nemmeno io. Un giorno passai davanti a un negozio, vidi una scatola di colori e la comprai. La tenni per diversi mesi così, non utilizzata. Nel momento in cui l'ho usata, mi sono divertito così tanto a dipingere che da allora non ho più successo. Cioè, quindi è stata una cosa casuale, però evidentemente c'era una predisposizione a dipingere, perché poi ho trovato il mio mondo, la mia libertà, ho abbandonato qualsiasi altro progetto di vita per la pittura. Però il primo incontro è stato del tutto casuale, cioè se non fossi passato in quel giorno, in quel posto, non sarebbe scontata la scintilla. Tutto qua. Niente, poi meno male che perseverato, hai continuato. E la tua è una pittura che no, dall'essenza non so come dire, però io la sento di napoletana, è vicina, come dicevo prima, facendo quattro chiacchiere al tavolino, c'era anche un altro amico che è in tomba qui, un altro pittore che è esposto nel Balcano. Diciamo, no, quanto sicuramente Napoli, soprattutto il luogo in cui dove sei cresciuto, ti abbia comunque influenzato il tuo modo di dipingere. Sì, i primi lavori che facevo a livello del tutto amatoriale avevano come proposito quello di rendere quelle sensazioni di luce, di benessere che provavo quando stavo al sole, banalmente al sole, però volevo riprodurre e comunicare quelle sensazioni usando lo strumento pittorico. Poi man mano che mi prendeva la passione, ho cominciato a studiare, ad approfondire la materia, ho visto che questa è la caratteristica proprio della pittura napoletana dall'Ottocento in qua, cioè il realismo e l'attenzione alla luce naturale, alla luce solare particolare che abbiamo noi del sud Italia. Quindi ho un po' studiato quelle che erano le tecniche della pittura tonale dell'Ottocento napoletano, questi grandi autori, questa scuola immensa, diciamo, che ho studiato, sono i miei, diciamo, maestri ideali. Poi ho avuto tra maestri ideali alcuni epigoni di quel discorso, perché tutt'oggi si dipinge, ci sono pittori che dipingono a quella maniera, quindi hanno una padronanza tecnica eccezionale. Io ho fatto scuola da alcuni di questi maestri per poi iniziare il mio percorso autonomo, partendo però da alcune basi, cioè, non ho fatto studi accademici, sono in parte autodidatta, in parte ho seguito queste botteghe di artisti.
che mi hanno insegnato a dipingere la luce del sole. Poi da questo ho iniziato il mio percorso autore. Ci sono alcune opere qui al Baccano che ricordano gli inizi del tuo percorso, sì, per poi arrivare a quelli più recenti, e c'è una trasformazione. Sì, perché poi man mano mi sono reso conto che non era necessario dipingere una scena in tutti i suoi dettagli per rendere una sensazione, per rendere quella sensazione di solarità, quel senso di energia che una determinata situazione naturale mi comunicava, non era necessario rappresentare in maniera fotografica quella, come si faceva a fine 800, quella situazione, ma bastava cogliere alcune vibrazioni di luce e di colore astraendo dal contesto di scrittura. Quindi potevo fare una pittura che comunicava energie, sensazioni, emozioni, senza che descrivesse una scena precisa. E quindi piano piano sono passato da un impressionismo a un impressionismo informale, cioè impressionismo perché comunque la mia pittura tuttora parte da un'ispirazione delle forme naturali, e in questo sono pienamente napoletano, cioè sempre a Napoli ci si ispira alla realtà esterna, al mondo esterno, però non in maniera diciamo iconografica, non per rappresentare una scena in maniera tradizionale, ma per cercare di veicolare quelle che sono le energie, anche le vibrazioni anche nascoste che una determinata scena fa. Per fare questo ho ritenuto necessario rompere con le forme, con il disegno, e abbandonarmi al colore e ai gesti con cui applico questo colore sulla superficie. E la mia pittura è caratterizzata oggi da colore e spatolate, cioè la spatola come strumento con cui imprimo, diciamo, i miei movimenti nella materia pittorica, la trovo molto espressiva, è come uno strumento molto efficace, molto, si addice molto al mio modo di vedere e di esprimere in pittura. E quindi niente, gli ultimi lavori sono ispirati al mondo naturale, ma non ci sono scene riconoscibili, quindi sembrerebbero lavori informali. Non sono però lavori informali nel senso classico, cioè non sono lavori alla Pollock, alla Dung, cioè puri gesti, puri svizi di colore. Sono lavori che sembrano informali, ma sono comunque ispirati al mondo esterno. Per questo impressionismo informale. E da qualche anno la mia ricerca prosegue lungo questa direzione e sta riscuotendo anche un certo interesse, e di questo sono molto contento, diciamo, soddisfatto. Grazie, Ciro D'Alessio. Guarda il cavolo. Seguitelo anche social, quindi c'ha una sua pagina che cura molto, Ciro D'Alessio appunto, poi è su Instagram, ha un sito, poi ci sono segnalibri, abbiamo sentito tutti diciamo, i contatti. Io lo ringrazio, la sua personale resta qui fino al 22 dicembre, quindi avete tutto il tempo per assaporarla. Grazie ancora a Ciro D'Alessio, io vi lascio nelle splendide mani del Cavi Jazz Bar Trio con Carmine Cataldo al piano, Domenico Andre al basso e Franco Gregori alla batteria. Buona musica ragazzi, buonanotte a tutti e buon fine settimana.